siamo a Malpensa. Volo per Dubai per fare la prima tappa, poi quanto? 4 ore e poi si va ad Adelaide. Lei è Laura. Ciao, sono Laura. Mi supporta e mi sopporta soprattutto. Siamo sul volo della Fly Emirates, devo dire che sono tutti aerei molto nuovi. Gli schermi sono enormi rispetto agli standard, cioè devo dire, guardate quanti film. Questo per Giulio il vecchio che mi segue sempre, è un follower, che mi segue sempre e mi chiede: ma quanti film ti sei portato? Non c'è bisogno dei film, ci sono tutti qua sopra. Il tempo devo dire che è migliorato, non so se vedete, siamo a Malpensa naturalmente. Abbiamo anche un altro volo, uno da più lungo, da Dubai a 12 ore e mezzo. 12 ore e mezzo. Come ripartire da capo? No, aspetta, adesso vi faccio una super filmata. Siamo a Dubai per fare uno scalo di 4 ore e quindi se per 4 ore dobbiamo girovagare per questo posto tamarro. Abbiamo già visto due praticissimi burka, giusto? Comprate le vostre fidanzate un burka. Vedete, questa è la fauna locale. Se volete del caviale, seafood, il migliore a Dubai. Questo è uno dei vari, delle varie aree dell'aeroporto di Dubai, vi spostate con dei praticissimi trenini. Laura, descrivi in due parole Dubai. Enorme. Sobrio. Sobrio. E hai i polli. E anche la mucca svizzera, occhio, occhio. Ciao a tutti. Stiamo uscendo da Adelaide. Come vedete la guida è sulla destra, non perché io sono stronzo e vi ho invertito lo schermo, ma semplicemente perché è sulla destra, quindi mi devo ancora abituare soprattutto alle rotonde. Però insomma stiamo uscendo da Adelaide, ridente cittadina del sud dell'Australia, sud centrale. Devo dire che sono stupito perché le macchine sono americane nonostante la benzina costi molto di più che in America. E infatti è enorme, come vedete questa è la classe standard, cioè stiamo parlando di una classe normale. Poi cioè, considerate che hanno una classe piccola e poi subito dopo hanno solo classe, solo macchine enormi. E invece però devo dire che tutti i limiti, è un sistema decimale, quindi chilometri orari, chilogrammi quando comprate la roba. Siamo stati all'Esselunga locale e abbiamo comprato tipo una SIM card da usare nel caso il nostro navigatore fa un po' le burle. Adesso stiamo andando a Wilpena Pounds, che è al nord di Adelaide, 5 ore e 7 minuti di macchina. Noi ci metteremo di più perché sto cercando di andare piano e guidando sulla destra non sono molto confident con la macchina. Siamo a Wilpena Pound, che bello! Dopo 5 ore, anzi altro che 5, quasi 7 ore, quasi 7 con tappe su posti ignoranti locali, siamo finalmente riusciti ad arrivare a Wilpena Pound, che altro non è questo resort in mezzo a sta catena montuosa tipica nel sud centro Australia. Vi dico solo che un'insalatina ci costerà $20 australiani. Lì c'è anche la piscina, ma vi ricordo che siamo in inverno. Insomma è notte, perché se ormai le giornate durano poco perché siamo, come vi dicevo, d'inverno. Venendo qua abbiamo visto un sacco di canguri. Il nostro compito è, oltre a non farci mangiare da fauna locale, è trovare un canguro e vedere se riesco a filmarlo. Laura, puoi aggiungere qualcosa? Sei di tantissime parole. Di solito non fa così, parla. Anzi, devo dovete dare una botta in testa per farla smettere di parlare. Però è lei che mi tollera quando faccio le varie live, quindi faccio bene. Fearless come pochi, abbiamo deciso di andare dentro un percorso illuminato così, non so se lo vedete. Che poi io
cioè ve la dico tutta. Vedere questa immagine alla GoPro sembra più chiaro di quello che è. Si vede che ti hanno messo dei filtri alla GoPro per farlo sembrare più chiaro, perché in effetti è veramente, cioè guarda, è un po' tetro nella è realtà. Un po', cioè sembra tipo film dell'orrore, no? Adesso mi aspetto qualcuno con una motosega che comincia a rincorrerci. Possiamo fare Fear the Walking Dead Australian Edition con tutti questi belli alberi. Sì, la fauna è diversa, non c'è nulla da dire. Questa è la camera del resort degli aborigeni. C'ha il suo piccolo divanetto, il talamo nuziale, perché abbiamo finto di essere in honeymoon per avere delle scontistiche. E naturalmente non posso esimermi da farvi vedere il cesso. Vabbè, è decoroso, non è il massimo. Qui c'è la vasca. Ah, ho già visto una zanzara, Laura. Mission Impossible, uccide la zanzara, guarda lì. Uccidiamo la zanzara. Sempre che sia una zanzara, non un animale letale. Ah no, un moscerino, chi se ne frega, vabbè. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Quanto entusiasmo. Laura, complimenti. Siamo in verità per fare il volo panoramico. Stanno riscaldando i motori, quindi gli lasciamo tempo di riscaldare il motore prima che... Sia mai che... Oh, mi sono dimenticato di riscaldare il motore. E poi crolla, comunque... Prenderemo il volo, quindi di quello là, quello che sta partendo senza di noi, e faremo uno scenic flight su questa catena montuosa che è Wilpena Pound. Quindi forza e coraggio, ci becchiamo il volo. Okay. So, these are two emergency exits. Ok, lei è il nostro pilota e abita nel mezzo del nulla nel sud dell'Australia. È qui naturalmente per guadagnare dei soldi e per pilotare il suo Cessna tutto il giorno. Ah, a parte che il Cessna appartiene agli aborigeni locali. Ci ha appena fatto la battuta e ci ha detto che lo sportellone che dobbiamo utilizzare per salire a bordo del Cessna è lo stesso che dovremmo utilizzare in caso di emergenza. Ora tradurrò tutto quello che dice. Ci farà vedere come funzionano gli sportelloni di emergenza. Piccolo particolare, senza paracadute sarà molto difficile tuffarsi dal Cessna e sopravvivere. Abbiamo tipo le cinture che si potrebbero avere a bordo di una panda anche dietro, quindi siamo molto fortunati. Ci fa vedere come portare avanti e indietro il sedile. Naturalmente ci ricorda che questo non è un volo per fumatori, nonostante ci sia il posacenere dietro. Abbiamo praticamente tutti delle cuffione che servono per comunicare tra di noi e cercare di isolare il rumore, perché il rumore è molto forte. E naturalmente ci dice che noi dobbiamo jumpare nel back. Ok. Yeah, together you two in the back. We're gonna make all the people. Oh, come on. You comfy? This is why I said you two in the back, so then you can cuddle up together. Ah, ok. To make the couple stronger. Yeah, exactly. Così se moriamo siamo vicini. In effetti moriamo, c'è una signora, non è una panda.